L'articolo 7 e l'articolo 8 li possiamo considerare insieme, perché si occupano del cosiddetto fenomeno religioso. Le religioni in rapporto ai diritti dei singoli di professare una propria fede religiosa e in rapporto col potere politico. Il rapporto religione e potere politico è un rapporto problematico fin dai tempi primordiali, perché c'è sempre stato un tentativo dell'uno o dell'altro di prevaricare. Prevaricare vuol dire assoggettare lo Stato, la politica, per usare la religione ai propri fini, per assicurarsi la fedeltà dei sudditi. La religione per usare il potere politico per assicurare la fedeltà dei fedeli e per combattere le eresie e così via. Pensate al Medioevo, alle campagne contro gli eretici e poi ancora nei secoli successivi, alla Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione era una istituzione ecclesiastica, un tribunale ecclesiastico, che condannava gli eretici spesso a rogo, ma la sentenza veniva poi eseguita dallo Stato. Lo Stato che si comportava come longa manus, potremmo dire, del potere ecclesiastico, quindi lo Stato che dipendeva dal potere ecclesiastico. Ora, una questione importantissima che ha a che vedere con una esigenza moderna che noi consideriamo molto importante e che è la laicità dello Stato. Cioè, da un lato bisogna trovare il modo di assicurare allo Stato la sua autonomia, soprattutto allo Stato democratico, cioè allo Stato che si fonda sulla partecipazione e il consenso dei cittadini. Da un lato dunque la laicità dello Stato, dall'altro lato però anche i diritti delle confessioni religiose, delle chiese, di diciamo amministrare la religione per conto dei propri fedeli. Ora, l'articolo 8, quindi salto l'articolo 7, ma ci ritorno tra un istante, dice una cosa molto importante, che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, quindi libertà per tutti. Tenete conto che questa formula è innovativa, perché lo Statuto Albertino proclamava la religione cattolica romana la religione di Stato, dello Stato, quindi lo Stato aveva una religione. Le altre religioni erano semplicemente tollerate, quindi in una posizione giuridica di minorità, valevano meno, avevano meno diritti. Allora, l'articolo 8 equipara tutte le confessioni religiose, le chiese quindi, le equipara le une alle altre nel segno della libertà. L'articolo 7 però si occupa di una chiesa, una confessione religiosa, la Chiesa Cattolica, e questo già comincia a fare dubitare che in realtà la uguale libertà di tutte le confessioni religiose sia pienamente rappresentata dalla Costituzione, perché i rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano hanno una disciplina particolare che è costituita dal concordato. Il concordato è un trattato di natura internazionale con il quale lo Stato rinuncia a dettare una sua disciplina della religione cattolica, ma si limita ad affermare che il suo potere in materia ecclesiastica, quando c'è di mezzo la religione cattolica, deve essere esercitato consensualmente, cioè attraverso il concordato.
concordato nasce nel 1929 sotto il fascismo. I vostri studi storici vi diranno quali sono state le condizioni di quell'accordo fondamentale. Nel 1969 è stato poi modificato, ma quello che è caratteristico è che la religione cattolica ha una sua disciplina, potremmo dire, privilegiata. Può far valere le proprie pretese, i propri diritti, indipendentemente dai diritti delle altre confessioni religiose. Ed essendo la religione cattolica quella più importante nel nostro paese, è chiaro che attraverso questo strumento del concordato, essa, religione cattolica, è riuscita storicamente a ottenere delle posizioni di favore, che oggi sono in buona parte superate con la riforma del concordato. Però, come sapete, in materia matrimoniale, di scioglimento del matrimonio, in materia tributaria, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, eccetera, eccetera, la religione cattolica gode di un certo privilegio che si è cercato di attenuare nell'articolo 8, dove si dice che i culti, le confessioni non cattoliche non hanno diritto a un concordato, ma hanno diritto a una intesa, cioè lo Stato disciplina unilateralmente, per iniziativa propria, con una propria legge, i rapporti con queste confessioni su materie importanti. Pensate il sabato per gli ebrei, le diete che vengono preparate nelle scuole per le mense, quando ci sono diciamo delle norme religiose da osservare per certe confessioni religiose. Ecco, queste cose qua, non so, il diritto dei sacerdoti o dei ministri delle religioni non cattoliche di fornire assistenza negli ospedali ai fedeli della propria fede e così via. Ci sono certamente dei campi in cui potere religioso e potere, cioè esigenze religiose e potere pubblico devono trovare dei punti d'incontro, e queste sono le intese. Come vedete, tra intese e concordato la differenza tende a, dal punto di vista esterno, giuridico, tende a ridursi. Quello che va sottolineato invece, che è un principio fondamentale e che vale nei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, ma anche per tutte le altre confessioni religiose, è ciò che sta scritto all'inizio dell'articolo 7, dove si dice: lo Stato e la Chiesa cattolica, noi potremmo dire lo Stato e tutti i culti e tutte le confessioni religiose, sono ciascuno nel proprio ambito, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Con questa formula si vuole diciamo affermare una rottura radicale rispetto alla storia pregressa dei secoli precedenti, quando, come vi dicevo, lo Stato cercava di sovrapporsi alla Chiesa e la Chiesa a sua volta allo Stato, cioè due ambiti separati, senza interferenze, anche se naturalmente certe influenze non possono non esserci, perché per esempio i fedeli che appartengono a una certa confessione religiosa saranno portati ad agire come cittadini, non fedeli, cattolici, ecco, per esempio, saranno portati ad agire nella sfera pubblica come cittadini alla stregua dell'insegnamento della Chiesa cattolica. Ecco. Ma questo deve avvenire nell'ambito della libertà. Il cattolico che opera in politica, o anche semplicemente il cattolico che vota, il cittadino cattolico che va a votare, deve sentirsi libero
di agire secondo le proprie convinzioni, non secondo un principio di obbedienza a un potere esterno come quello della Chiesa. I cittadini devono poter diciamo, professare anche nella sfera civile le proprie convinzioni etiche e religiose, ma nell'esercizio della loro libertà. Quello che viene a essere messo in discussione da questo articolo 7, da quella formula così importante che vi dicevo, è la possibilità che le chiese, o la Chiesa cattolica in questo caso, ma in altri paesi anche le chiese protestanti, diciamo, impongano ai propri fedeli determinati comportamenti. I fedeli si devono poter ispirare agli insegnamenti delle autorità religiose, ma nell'ambito dell'adesione libera a queste chiese, a queste confessioni religiose.